Ciao, sono Francesco, il fondatore di Paint Academy, il primo metodo preconfezionato per la gestione del colorificio, che punta al consolidamento e alla crescita dei fatturati della rivendita e al successo delle imprese di pittura, il principale cliente per volumi e fatturati. Il successo delle imprese è il successo della rivendita ed anche quello dei produttori. Fai attenzione quindi se sei un'impresa di pittura perché oggi ti parlerò di un aspetto fondamentale che non puoi trascurare nella strategia di marketing se vuoi raggiungere grandi obiettivi. Per la verità, quello che ti sto per dire lo stai già facendo, ma se non lo fai nel modo giusto, puoi arrecare gravi danni alla tua reputazione, alla reputazione aziendale. Una corretta strategia di marketing ti permette infatti di creare quella corretta reputazione e diffonderla facendo arrivare ai tuoi clienti o potenziali clienti l'esatta idea che vuoi trasmettere della tua azienda. Questo servirà ad attrarre i clienti che ritieni giusti per te. Ma fai attenzione, la reputazione va gestita e devi farlo avendo queste due cose ben chiare in mente. La prima, cerca di lavorare bene. E non tirare fregature alla gente. Sembra banale quello che sto dicendo, ma se non parti da qui, parti male. Lo so che tu sei attento e che lavori bene, ma questo non basta. Quando parlo di reputazione, non mi riferisco soltanto alla qualità dei lavori, ma ad esempio al prezzo che chiedi, se ti fai pagare puntuale o no, se prevedi contratti che tutelano sia te che il cliente durante il lavoro. Queste informazioni fanno parte della tua reputazione. Immagina se si spargesse la voce che tu lavori a basso costo, che il cliente da te paga quando vuole ed il prezzo che vuole. Saresti contento di questo? Sai cosa succederebbe? Arriverebbero da te solo clienti che non vogliono pagarti o che pensano di poterti pagare ciò che vogliono e quando vogliono. Quindi, punto primo, fai attenzione e cura tutti gli aspetti, non solo quelli applicativi. Ora però devi farlo sapere. Sai quando si dice la miglior pubblicità è il passaparola? Sì, ok, basta però che la gente non racconti un'idea sbagliata della tua azienda, che possa recarti danno. Quindi il passaparola deve essere stimolato e gestito. Come? Creando materiali di marketing e di comunicazione che raccontino la tua azienda, per come vuoi che la gente la percepisca, che distribuirai poi ai tuoi clienti migliori. Hai concluso un bel cantiere? Il cliente è soddisfatto? Chiedi la testimonianza e lascia del materiale che il tuo cliente regalerà agli amici. Includi un piccolo catalogo dei lavori ed il tuo biglietto da visita. Ricordi di cosa avevamo parlato? Il tuo biglietto da visita sarà il libro delle testimonianze dei tuoi clienti soddisfatti. Questo significa stimolare il passaparola controllato. Questo è ciò che devi fare.